sempre, bravo come sempre. Un altro ospite d'eccezione, Maria Sottanina, qua buonasera, per noi. Buonasera, veramente, da Maria Sottanina, ecco, chiaroveggente, lettrice di carte e creatrice di creme per diventare belle come le streghe. Ma ecco, sputa un pochettino quando parla. Sì, è una pozione, io genero pozioni magiche. Lo sto venendo. Esatto. Maria Sottanina, ma perché Sottanina? Perché io adoro tanto le sottane, ecco, per cui tutte le volte che sono vestita elegante metto sempre una sottana per così uscire. Forse perché sono un po' dormiveia sempre. Ecco. Vabbè, noi vediamo il suo gusto estetico, la sua classe. Qualche consiglio per noi donne, che so, la cellulite. Esatto, queste, io do consigli appunto al di là dei numeri al lotto e alle carte che leggo come le mie colleghe. Io do consigli e creo cremine, ad esempio una importantissima che è la crema contro la cellulite. No, si vedono gli effetti comunque. Hai visto, ecco, sono un tutt'uno, ecco, con queste cremine che ho inventato io stessa. Allora. Dunque, questa cremine è semplicissima, vi alzate la mattina e andate a gabinetto e dovete defecare, ecco, l'hanno capito tutti, penso. Sì, penso di defecare. Sì. Andare di corpo. Di corpo, di colpo, ecco. Dopodiché prendete un cucchiaio, prendete una punta dello sterco e lo sbattete, ecco, con un tuorlo d'uovo, ecco. E dovete creare una cremina molto puzzosa e questa puzza si deve espandere in tutto il vostro intorno a voi, ecco. Dopodiché vi abbassate le calze e mettete questa crema puzzosa sulla cellulite e io vi assicuro che dopo pochissimi momenti la cellulite andrà via, perché come un vecchio proverbio siciliano dice, cu senti fieto nesce fuori. Ecco. È un consiglio. Credo che funzioni questo rimedio, credo. Aurelio, dico, a questo punto ricordiamo a tutti gli amici che sono a casa.